Apricella la finale per assegnare il titolo italiano assoluto full contact categoria 81 kg. Donato Cotrufo affronta Francesco Monte, atleta di 22 anni di Castrignano dei Greci in Salento. Fa parte del team casalino. Ci sono esattamente 10 anni di differenza tra Monte e Cotrufo. Vedremo se il più giovane atleta leccese riuscirà a metterli in mostra, ma occhio all'esperienza di Donato Cotrufo, che ha battuto nello spareggio nel match precedente Giampiero Falerno con un KO tecnico alla seconda ripresa, dopo che Cotrufo aveva rischiato grosso avendo ricevuto un pugno violentissimo, essendo sbilanciato, è caduto anche sul suolo, ma come ci ha confessato egli stesso era pronto per quel tipo di circostanza. Il colpo subito non ha fatto altro che dargli carica per portarsi a casa il match. Per quanto riguarda Francesco Monte, ha battuto per KO tecnico alla prima ripresa Germano Caputo nel secondo spareggio previsto per questo match. Adesso davvero è tutto pronto, angolo rosso, pantaloni blu per Donato Cotrufo di Carosino, campione mondiale in carica nella categoria light con l'oro vinto a Madrid nel 2009. Dall'altra parte la sorpresa di questa kermesse, Francesco Monte, angolo blu, pantaloni rossi. Godetevi lo spettacolo perché sicuramente non mancherà. Siamo dunque nel full contact in cui l'obiettivo è quello di cercare il KO tecnico. Vedremo se Donato Cotrufo, sull'onda dell'entusiasmo della vittoria precedente, riuscirà a far suo il match e laurearsi campione italiano. Ad un passo dal professionismo, come dicevamo, Cotrufo, glielo chiederemo direttamente a fine combattimento se avrà l'intenzione di entrare nel mondo dei grandi della kickboxing. Per adesso lo sguardo è proteso anche al campionato mondiale di Alexandropoli in Grecia del prossimo giugno, e parte fortissimo Cotrufo. Riesce a divincolarsi in qualche modo Monte. Una serie di colpi di Cotrufo che fa della velocità di pugni una delle sue armi principali. Fase di studio. Prova un middle kick Monte. Cotrufo però lo elude. Lavoro tattico di Monte. Cotrufo prova a guadagnare metri e sferra una serie di pugni che vanno a segno. Sinistro, destro, sinistro. Sembra un po' di difficoltà a Monte. Round kick centrale. La risposta di Monte con un middle kick. Cotrufo ha dimostrato nel match precedente di saper incassare bene. Attenzione! Come un fulmine va a percuotere l'avversario con una serie di pugni clamorosi. E c'è già il conteggio alla prima ripresa per Monte. Attenzione, 5. Vengono contati i secondi, 6, 7, forse non ce la fa Monte, vediamo che succede. 9, siamo agli sgoccioli. Monte accetta di riprendere il match con una grandissima sportività. Cotrufo ad un passo dalla vittoria. Ancora qualche problema per Francesco Monte, che ha battuto bene Germano Caputo nel match precedente. Come detto, KO tecnico alla prima ripresa non è da tutti i giorni. Cotrufo è pronto nella sua posizione per sferrare probabilmente il colpo finale. Attacca all'improvviso Cotrufo, ci ha abituato ormai a questo tipo di situazione. Tiene il corpo in posizione di attacco. Ancora un calcio rotante per allontanare l'avversario. Un pugno fortissimo inferto all'avversario, che rimedia una brutta ferita al naso. Altro conteggio, è finita. È finita e Donato Cotrufo si laurea campione italiano assoluto full contact categoria 81 kg. Una vittoria forse scritta alla vigilia per Donato Cotrufo,
che ha inferto un colpo letale al povero avversario. Comunque applausi anche per Francesco Monte, che ora va a salutare Cotrufo e il suo staff. Campione, campione, gridano gli aficionados di Donato Cotrufo, alcuni dei quali certamente parteciperanno ai mondiali in Grecia, i mondiali di Alexandropoli, che si svolgeranno dal prossimo 22 di giugno. Braccia al cielo per Donato Cotrufo. Adesso andremo ad intervistarlo. Vince dunque la finale il fighter di Carosino, dunque gioca in casa, pochissimi chilometri tra Carosino e Torricella. Un applauso anche all'organizzazione di questo evento, la Federazione Italiana Sport da Combattimento, ma un applauso a Donato Cotrufo, che mostra la cintura del campione.